Sì, quella meta ci ha un po' destabilizzato, diciamo, però siamo ritornati, diciamo, in gara con la voglia di insegnare, appunto di raccogliere il risultato, però si vede che questo livello non è bastato e tutti questi piccoli errori hanno fatto vincere la partita loro. Senti, tre teste, le tue prime tue, tre caps, che bilancio ti dai? Credevi peggio, credevi meglio, così? Ah, sicuramente si può fare sempre meglio, sono un ragazzo che vuole fare sempre di più, però in fin dei conti mi sono divertito, ecco, penso di essere andato bene, però si può fare sempre meglio. Ecco, fratelli Cannone si sono divertiti. L'avete pagato il biglietto per divertirvi? No, No, ecco, sì che è meglio di così. meglio di così, è la partita. Lorenzo, un bocca al lupo, grazie. Grazie mille, Kevin. Ciao. Gianmarco Lucchesi, gli ho domandato come sta, ma ha detto sì un po'. Loro fisicamente sono veramente tosti. Sì, sono una squadra sicuramente tosta, poi nella seconda parte, secondo tempo, secondo me dopo la metà di Colby, al calcio inizio, la partita è andata un po' in discesa per loro, è stato un momento un po' difficile, ma comunque ci portiamo dietro dei buoni 50 minuti contro la squadra campione del mondo e comunque un buon novembre pensiamo di aver portato tante cose belle sul campo. Senti, di queste tre partite possiamo dire che l'Italia c'è. L'Italia c'è, noi siamo pronti a competere con tutti, come ho già detto anche a Firenze, nonostante il risultato di oggi, come ho detto, sono stati 50 minuti di grande qualità per noi e dobbiamo solo ora pensare a continuare a lavorare, a migliorare. Sapevamo di non essere già arrivati al top, cioè non è che una vittoria ti porta ad essere già una delle squadre migliori, quindi sappiamo che il percorso è lungo e siamo pronti ad affrontarlo. Grazie Gianmarco, un bocca al lupo. Grazie mille. Nicola Cannone, complimenti perché hai sostenuto questa battaglia per 80 minuti. Con loro non è mai facile. Vedendo l'Australia, vedendo Samoa, loro sono di un altro pianeta anche a livello fisico. Beh, sicuramente è stata forse la partita più dura delle tre. Sotto l'aspetto fisico erano molto, molto prestanti, lo sapevamo, sono campioni del mondo. Credo che ci sono state delle cose positive da parte nostra, abbiamo commesso degli errori che contro squadre del genere vengono subito puniti, quindi prendiamo dalle cose buone e cerchiamo di migliorare le prossime partite. Niccolò, quanto è pesata? Eravamo 16 a 18, quanto è pesata quella meta rubata? Bravissimi loro, il calcio ce l'ha detto Kiran, che hanno battuto questo calcio in maniera veramente perfetta, molto 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 vispo la loro ala. Quanto è pesata nella vostra testa? Beh sì, è pesata, però ti dico che devi sapere gestire questi momenti, lo abbiamo fatto in certe situazioni, in altre no, però sono partite che ti fanno crescere queste, quindi sono partite io perché mi sono divertito tantissimo, nonostante il risultato, perché giocare contro campioni del mondo, contro giocatori a livello mondiale tra i migliori è sempre un privilegio, quindi sono molto grato per questo. Ripeto, abbiamo fatto anche delle cose buone e cerchiamo di partire da quelle. Senti, adesso testa alla Benetton che indubbiamente è cresciuta come franchigia e ha ottenuto ottimi risultati. Le vittorie con la Benetton aiutano anche per fare e affrontare con una testa diversa queste partite. Sicuramente adesso torneremo ai club, testa al club adesso a preparare le partite che verranno. Abbiamo delle partite importanti da portare a casa e faremo di tutto anche lì per prepararle. Quindi adesso torniamo, ci sarà il riposo per alcuni e ripartiamo per altre sfide. Grazie Niccolò. Grazie a voi. Secondo tempo. Beh, autonomia secondo me è provocatoria la mia domanda. No, sappiamo loro che squadra sono, sappiamo è andato in campo, secondo me è stato un po' impreciso in alcune situazioni di uscita dal nostro campo e non siamo riusciti territorialmente a tenerli di là, a tenere il pallone noi nella loro metà campo e quando difendi per tanto tempo contro squadre del genere nel tuo territorio diventa difficile anche tenerli fuori tutto il tempo, quando sono squadre quando prendono l'abbrivio e ti forzano a fare qualche fallo, poi è difficile fermarle, dovevamo magari essere un po' più precisi nelle nostre uscite dal campo e tenerli più di là, diciamo, e cercare anche un po' più il possesso forse. Il possesso che poteva venire da tu sei stato anche abile in un paio di situazioni, quindi sia il tu sia il Mischia poteva andare meglio. Beh, Mischia forse abbiamo sofferto un Secondo po' te è di potuto. Touche, mi sembra che
nostri palloni li abbiamo avuti, però comunque magari ci potevamo fare un po' meglio anche nelle nostre prime fasi. Secondo me il primo tempo abbiamo messo una buona prova, sicuramente solidi, abbiamo difeso grosse situazioni anche vicino alla nostra linea di meta. Nel secondo tempo poi dovevamo forse sì cercare un po' più di tenere il pallone alla metà campo. Vai. Federico, sì, è vero, hai rubato anche una touche loro nel primo tempo, sì. Senti, dopo queste tre partite, questi tre match con squadre dell'emisfero sud, che voto dai alla nostra nazionale? Dare un voto è sempre difficile, 2 su 3 è il 66%, quindi si potrebbe fare un po'... 6 e mezzo? Da 6 a 7, dai. Sì, ci sta. No, senti, non so, il voto è difficile, però penso che siano viste le belle cose e abbiamo messo in campo delle prestazioni convincenti, soprattutto nelle prime due partite, ma penso anche oggi ci siano state tante cose fatte bene, soprattutto in un certo lasso della partita. Sì, poi tenere alla lunga con questi sono campioni del mondo. No, come ho detto, ovviamente sappiamo chi sono loro, potevamo forse controllare meglio alcune situazioni e quando invece li lasci tanto tempo nella tua metà campo, concedi qualche fallo, diventa più difficile poi fermarli. Grazie Federico. Grazie a voi.